Secondo te De Ligt potrebbe restare alla Juve? Allora, questa è una domanda interessante perché ne ho parlato anche nel video che ho fatto uscire oggi su YouTube e credo che la Juventus abbia tre opzioni in questo momento per quanto riguarda De Ligt. Sì, uno è appunto la permanenza, però io vi dico, se De Ligt rimane devi anche rinnovare, perché se non rinnova diventa complicato, ragazzi, se non rinnova De Ligt diventa veramente complicato. Perché poi l'anno prossimo ti trovi in una situazione davvero scomoda, molto scomoda. Quindi ti dico, oggi mi sento di dire che De Ligt è più ceduto che della Juventus, è più un giocatore di un'altra squadra piuttosto che della Juve. Non vi dico bene quale squadra perché non ne ho idea nemmeno io, però sarei stupito di una permanenza di De Ligt, ma ovvio che non sono a dirti al 100% va via, quindi sì, una possibilità per la permanenza ci può essere. Ciao Nicolas, grazie per la sub, che dice che non riuscirà a seguire la live e chiede se la metteremo poi su YouTube. Sì, assolutamente, infatti diverse persone la staranno guardando proprio su YouTube in questo momento. Grazie Nicolas per la sub. Vincenzo, caro Pau Torres. Allora, su Pau Torres mi piacerebbe fare un bel contenuto magari insieme su Twitch, se avete voglia. Settimana prossima proviamo a fare una bella ricerca per capire un po' i dettagli di Pau Torres, le caratteristiche tecniche, e poi anche questo possiamo rieditarlo a forma di video. Potrebbe essere una bella cosa, Vincenzo, buona idea, ci sta. È sabato 23 alle 5, madonna, di sabato alle 5, cioè quindi venerdì sera e poi sabato mattina alle 5 si gioca, mamma mia, sabato 23. Un attimo, conferma, ma sì, sabato è il 23. Diventa un bel problema questo, diventa un bel problema. Cavolo. Anche perché venerdì sera, 22, ho intenzione di festeggiare il mio compleanno con gli amici, quindi sicuramente alle 5 di sabato mattina forse sto andando a letto, non lo so. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Allora, io credo che il discorso Zaniolo centrale sia davvero staccato l'uno dall'altro. Io so che in tanti stanno battendo su questo chiodo di dire la Juventus i soldi di De Ligt li reinveste su Zaniolo. Secondo me non è così. Secondo me Zaniolo è una cosa a parte. È un giocatore che viene inquadrato dalla Juventus come importante da inserire nel progetto, ma non credo che verrà acquistato con i soldi di De Ligt. Della cessione di De Ligt. Secondo me Zaniolo arriverà con la cessione di De Ligt o senza la cessione di De Ligt. Cioè, arriverà. Io sono per l'arriverà, ma credo che la Juve stia ragionando su Zaniolo al di là della cessione di De Ligt. Poi è ovvio che se esce De Ligt serve un top centrale, e sono d'accordo con te, ma secondo me ne serve uno anche se non parte De Ligt. Cioè, rimanere con... Io penso sempre alla Juve dell'anno prima per cercare di migliorare la Juve dell'anno dopo e mi soffermo sui reparti. Se l'anno scorso con Bonucci, De Ligt, Chiellini e Rugani non siamo andati benissimo sotto il punto di vista difensivo e quindi bisogna cercare di migliorarla, no? Questa formazione, questa struttura dei difensori centrali, con Bonucci, De Ligt, Rugani e Gatti non hai migliorato, hai svecchiato. Perché hai messo dentro Gatti al posto di Chiellini? Sì, hai svecchiato, certo. Ma hai migliorato? Può essere, perché Gatti può benissimo essere il difensore del futuro e quindi nel picco massimo in cui inizia a crescere e quindi un grafico tutto verso l'alto e De Ligt invece era un grafico, e Chiellini tutto un grafico verso il basso. Ma non lo sai oggi, non lo sai. Io credo che Rugani debba essere ceduto, anche perché l'anno prossimo va in scadenza di contratto. Non dico tanto per monetizzare, ma per evitare di pagare quei 3 milioni e rotti di stipendio di Rugani. Poi è ovvio, chi lo prende Rugani con quell'ingaggio? Quasi nessuno. Infatti probabilmente la Juventus dovrà cercare di darlo in prestito, come aveva già fatto in passato, cercando di pagare una parte di ingaggio. Questa è l'unica possibilità per far uscire Rugani. Non penso di monetizzarlo. Ma ragionando sul pacchetto difensivo, sì, la Juventus deve inserire un difensore di livello che possa essere Chiellini, il sostituto di Chiellini, così che Rugani possa prendersi il suo tempo per diventare un giocatore importante. È ovvio che se poi esce De Ligt, ragazzi, è un problema, è un problema. Secondo me abbiamo pochi giocatori offensivi. Assolutamente sì, Vincenzo. Per ora Di Maria è quadrato a destra, Vlahovic con Ken come vice, esterno sinistro Chiesa quando torna. Assolutamente manca qualcosa. Allora, due informazioni di servizio. Oggi Romeo Agresti ha twittato dicendo che uno spiffero
dai test atletici effettuati, uno dei giocatori più in forma, tirati a lucido in questo inizio di precampionato, è Moise Kean proprio. È ovvio che questo non fa sì che Kean possa essere inquadrato come titolare, però è una buonissima cosa, dato che essere in forma in questo momento della stagione, essere uno dei più in forma, ti aiuta assolutamente, anche perché Kean ha una struttura muscolare importante, quindi per entrare in forma vera e propria ci metterà del tempo, e dato che abbiamo l'obbligo di riscatto, tanto vale incrociare le dita e sperare che in questa stagione possa fare bene. A meno che non venga riscattato già adesso dalla Juve e poi ceduto, però mi immagino che si andrà a perdere dei soldi in un'operazione del genere. E l'altro giorno è stato schierato esterno sinistro da Allegri nel 4-3-3. Ieri Davom, non so se avete visto il video, ipotizzava un rombo a centrocampo con un trequartista e due attaccanti. E attenzione, perché potrebbe essere una soluzione interessante, dato che a noi manca comunque un esterno sinistro vero e proprio, a parte Chiesa, ma che entrerà in condizione non subito, lo sappiamo. Il miglior Chiesa probabilmente lo rivedremo da gennaio in poi. Quindi occhio che anche il rombo diventa un'ipotesi interessante, perché da 4-3-3 a 4-3-1-2 non cambia tanto. Grazie mille, Istic. 13° mese, non vedo l'ora che arrivi il 27 per alzarmi alle 5. Ah, se il 27 cambia già tutto. Grazie per la sap. Fatemi sapere il giorno esatto degli amichevoli. E grazie anche a Magix, che al 14° mese siete tutti lì ormai, ragazzi, grandi veterani, che dice buon pomeriggio anche a te, caro Magix. Potresti fare una percentuale di Gabriel, Pau Torres e Bremer. Ah, ma ragazzi, ma non è discorso di fare percentuali. Cioè, io non credo che la Juventus abbia aperto queste tre trattative. Cioè, se dobbiamo basarci sulla trattativa aperta dalla Juventus, per quello che ne sappiamo, le percentuali sono 0% Gabriel, 0% Pau Torres, 0% Bremer. Se noi parliamo di interessamenti, ecco qua, si apre un mondo, si apre un mondo, perché la Juventus sicuramente era interessata a Gabriel dell'Arsenal, se ne era parlato, si ragionava anche per incassare uno scambio con Arthur. È sicuramente interessata a Pau Torres e sta monitorando il nome, ed è sicuramente interessata alla situazione Bremer e osserva quello che accade tra Bremer e l'Inter. Ma in questo momento non abbiamo conferme ufficiali, cioè non ci sono offerte, cosa che invece era accaduta per Koulibaly. La Juventus lì aveva fatto un'offerta ufficiale con Ramadani, aveva parlato e aveva detto: oh, noi offriamo 30 milioni al Napoli e 6 all'anno al giocatore. Poi è arrivato il Chelsea, ne ha offerti 40 al Napoli, 10 al calciatore, e non ha nemmeno dovuto pensarci, anche perché andava in un campionato migliore, non faceva lo sgarbo al Napoli, c'era la possibilità di chiudere tutto e subito velocemente, e ha fatto benissimo a fare così. Però la percentuale di questi tre difensori, ragazzi, secondo me è lo 0% ad oggi. Non ci sono stati ancora movimenti registrati dalla Juventus. Si sta ragionando. Grazie mille a Citrave, non sapevo leggerlo, per la sub. Grazie mille, benvenuto anche a te. Avete il countdown addirittura, molto molto bene. Ciao Giorgio, ciao. Sentito le voci per le quali stiamo spingendo molto su Bremer, a quanto pare il Torino apprezza di più la nostra offerta. Ecco, anche qua, questo si collega perfettamente a quello che ho appena finito di dire. Sì, sta circolando la voce che la Juventus sia pronta a formulare un'offerta al Torino per Bremer che possa essere addirittura più elevata rispetto a quella che ha in programma l'Inter. Ma la Juve e l'Inter sono nella stessa situazione in questo momento. Hanno un top difensore, Skriniar ed Elite, hanno l'interessamento, questi top difensori, da squadre ricche estere, che sono PSG per Skriniar e Chelsea un po' più defilato e Bayern Monaco per De Ligt. Ci sono state anche delle offerte, perché il Bayern Monaco l'ha portato un'offerta, ma la Juve e l'Inter hanno un'altra valutazione, e se non si arriva a questa valutazione è difficile poi che i calciatori partano, e quindi è difficile poi fare un'offerta per Bremer. L'Inter con Bremer ha già l'accordo, è tutto fatto, anche l'Inter col Toro ce l'ha. Perché non si chiude? Perché non c'è l'incastro per Skriniar e l'Inter non lo vuole cedere a cuor leggero. E tra l'altro bravi loro, perché va in scadenza 2023, noi De Ligt ce l'abbiamo scadenza 2024. Quindi io credo che nel momento esatto in cui eventualmente arriva Salihamidžić, che ci dà i nostri 80 milioni, se arriva un'offerta di 80 milioni più bonus, la Juventus dice ok, il prezzo è giusto, allora si alza la cornetta, si dice: Cairo, Bremer, questo è il pacchetto, questa è l'offerta, esattamente come è stato fatto con Ramadani. È ovvio che mi viene da dire: perché con Koulibaly l'hanno fatta prima?
Probabilmente perché Koulibaly nell'idea della Juventus era un giocatore che si poteva comunque provare a prendere a priori, al di là di De Ligt sì fuori o De Ligt sì dentro. Quindi probabilmente Koulibaly nella testa della Juventus poteva essere un colpo a prescindere. E me lo auguro, perché questo significa che appunto la Juventus sta ragionando su due centrali. Può essere Bremer uno? Sì, può esserlo, assolutamente sì. Torna sempre fuori il discorso che Bremer è un centrale di una difesa 3, destro di piede, che quindi non va a prendere la posizione di centro-sinistra che servirebbe a noi, però magari si può adattare, non lo so. Grazie Scream per il quarto mese, grazie per la sub ragazzi, Hype Train attivato. Ti faccio solo una domanda, pensi che arrivino tra Pau Torres o Bremer? Le ultime tre domande ragazzi sono state identiche. Sì, può essere, per caratteristiche forse Pau Torres è il più ideale per la Juventus, è quello che potrebbe servire un po' di più proprio per il discorso che gioca sul centro-sinistra. Bremer, non dimentichiamoci che è stato il top difensore, l'MVP dell'ultima Serie A, quindi la Juve ha il dovere morale di monitorare la situazione, assolutamente sì, cioè deve farlo. Basta che non vediamo quel gol, quale? Quello di Pau Torres che ci elimina? Pau Torres ha detto di sì alla Juve, ma solo se arriva un'offerta al Villarreal di 50 milioni. Allora, non credo che Pau Torres abbia detto sì alla Juve, perché presuppone il fatto che la Juventus e Pau Torres abbiano parlato e sia stata sottoposta un'offerta al giocatore. Poi magari è così, ma ad oggi non ci sono ufficialità di questo tipo. E il Villarreal giustamente vorrà monetizzare. Allora, io Pau Torres l'ho visto giocare, ragazzi, le partite contro di noi e le partite contro il Liverpool. Tra l'altro solo il ritorno con Liverpool, io l'ho visto giocare tre partite, cioè non è che abbia tutto questo background su Pau Torres. Invece Bremer l'ho visto giocare tante volte e la cosa che sorprende di Bremer è associare questa fisicità imponente, perché Bremer ragazzi ha una struttura fisica devastante, delle spalle così, un petto così, proprio muscoli dappertutto, ed è anche molto veloce, è anche un giocatore molto veloce. La cosa che mi preoccupa un po', tra virgolette, perché non è una preoccupazione ma un po' ovviamente deve esserci, è il fatto che Bremer ha fatto fino adesso un solo anno fatto bene in Serie A. Quindi occhio che di fuochi di paglia ne abbiamo visti tanti, ma tantissimi, non è detto che Bremer lo sia, non sto dicendo questo, anzi io sarei assolutamente favorevole all'arrivo e all'acquisto di Bremer. Però attenzione che tante volte abbiamo visto giocatori fare bene una singola stagione in Serie A che poi non hanno replicato. Dove si potranno vedere le amichevoli? Non ne ho la più pallida idea, perché verranno annunciate man mano, immagino. I dolci 30, gli ultimi 10 giorni da ventenne, ragazzi. Esattamente sì, 25 luglio scattano i 30. Zaniolo è palesemente una cosa a parte della dritta? Assolutamente sì. Ma io sono d'accordo con questa lettura e ho già spiegato prima il perché. Sono contento che siate pronti a condividere la mia opinione. Con Cambiaso partito e la mancanza di terzini sinistri interessanti, pensi che Pellegrini possa rimanere? Allora, è quello che dicevo anche un po' prima per Ken, perché quando c'era stato il primo incontro con Raffaella Pimenta per discutere fondamentalmente il rinnovo di De Ligt e l'ingaggio di Pogba, si era parlato pure appunto di Moise Kean e Luca Pellegrini. Cosa si era detto di questi due calciatori? Che avevano avanzato la volontà di cambiare aria, di andare a giocare da un'altra parte. Io sono dell'idea che questa cosa può rimanere vera. Cioè, questi due giocatori tramite l'entourage hanno detto, dite alla società, dato che dovete vedere, che noi in realtà non siamo più interessati a rimanere alla Juventus, siamo pronti anche a cambiare maglia e a una nuova avventura. Perfetto. Poi non significa che questo accadrà, perché dipende intanto da come si evolve il mercato. Traduco. Se arriva la squadra X e dice, Juventus, so che tu hai Kean in prestito dall'Everton, noi lo vogliamo, che ne dici di riscattare Kean e vendercelo? E la Juve dice, ok, quanto ci dai? E questi dicono 20 milioni di euro. La Juve ti dice, non riscatto a 36, 37, 38, quello che è, un giocatore per venderlo te a 20. Non avrebbe senso. Delle due, allora parli tu con l'Everton, io rimando indietro il giocatore e poi sei tu a trattare direttamente con l'Everton.
E l'Everton giustamente dirà, ma scusami un attimo, ma io il calciatore ce l'ho qua e l'accordo è che mi devi dare 38 milioni, quindi non è così facile incastrare. Stessa cosa per Pellegrini, si era parlato di un'offerta, mi pare, dal Fulham, o comunque una squadra di Premier League, interessata al ragazzo, era intorno ai 15 milioni di euro, forse 15, 16, 14, ora non ricordo esattamente, si era parlato, però questa offerta è arrivata, Pellegrini era soddisfatto dell'opzione, la Juventus era soddisfatta dell'offerta, quindi ad oggi sì, oggi ti dico Pellegrini e Sandro potrebbero essere i terzini dell'anno prossimo a sinistra e io aggiungo il buon Mattia De Sciglio che è sempre lì, volenti o nolenti il Mattia De Sciglio è sempre lì, è rinnovato, uno dei pochi a aver rinnovato e quindi attenzione che tiro la Juventus, lato Mancino, numericamente i giocatori ce li ha, se poi mi parlate di livello, allora lì sono d'accordo con voi, è una cosa differente. Grazie mille, Icio Ross, per il 13° mese, ragazzi, siete veramente carichi oggi molto molto carichi. La Juve ha superato l'offerta dell'Inter per ingaggio di Vero, ancora, allora, magari mentre sono in live, proprio in questi istanti, è successo che la Juve ha recapitato l'offerta e quindi sto dicendo un'eresia. Pochi minuti prima di entrare in live ho cercato di verificare e, cioè, non perché ho fonti, ma nessuno parlava di questa cosa, si parlava di una Juventus pronta a far la guerra all'Inter per Bremer. Ma questo non significa che la Juve abbia fatto un'offerta. In questo momento, poi magari entro sera Bremer accetta l'offerta della Juve perché la Juve manda una mail o chiama il procuratore di Bremer e Bremer domani a Torino per visite mediche. Ma magari, sono il primo a dirvi magari, ma non è così. No Luca, probabilmente mi sono spiegato male. Io mi immaginavo una Juve con De Ligt, non spende per Zaniolo, uso quei soldi per Pau Torres, Bremer, affiancato appunto Matthijs. No, ma è quello che ti sto dicendo anch'io. Cioè, Zaniolo, la Juve non lo vede come un se spendo i soldi su Zaniolo, poi non ne ho più per fare altri colpi. È quello che dicevo anche prima con Koulibaly. Bisogna capire se c'è un difensore che la Juventus, e per Juventus intendo Massimiliano Allegri, mette in cima alla lista dei desideri, da dire, ok, questo mi serve per fare quello che... questo mi serve, cerchiamo di prenderlo. Magari Bremer, magari Pau Torres, non lo so, non ho idea. E allora facciamo partire l'offerta. Ma credo che Zaniolo sia uno di quei giocatori che lo stesso Allegri ha detto, sai cosa, questo mi serve. Quindi secondo me sono due cose separate. L'unica percentuale, avete ragione anche voi, è l'1%. Amichevoli, 23, 27, 31. E allora quella del 23 mi sa che la salteremo, ragazzi, perché poi se faccio il compleanno il 22... non ce la farò mai a essere qua alle 5, quindi la prima forse la salteremo, adesso non è ancora ufficiale che festeggerò il compleanno proprio quel giorno lì con i miei amici, ma ci guardiamo, quella del 27 e del 31 invece direi che non ci sono assolutamente problemi. 23 con chi è tra l'altro? Fatemi sapere, non me le ricordo gli amichevoli, non ho ancora l'hype degli amichevoli perché non sono ancora partiti. So che si gioca in USA con alcune squadre anche abbastanza importanti, il Barcellona tipo, e forse una squadra meno importante dovrebbe essere la prima, se ben ricordo. Leggi questo messaggio se anche tu non vedi Alessandro titolare, guarda, non sto più nella pelle. Grazie, no, grazie a voi ragazzi, grazie a voi per il supporto, davvero, grazie a voi. La vicenda KK è stata orchestrata alla perfezione. Con l'interessamento della Juve, i tifosi napoletani non sono scesi in piazza per accessione a un altro club, almeno così mi sembra. Temo di non averla capita. Non l'ho capita, ti chiedo scusa, non ho capito cosa volevi farmi di... non ho capito il messaggio. Comunque l'Inter o vuole battere il record di Locatelli per l'alternativa più lunga oppure non riesce a prendere Bremer. No, ma guarda che oggi un ragazzo mi ha scritto sotto un video. Noi siamo gli unici a fare le telenovele tutti gli anni di mercato, perché le altre squadre invece comprano subito. E io ho detto, guarda, questo non è assolutamente vero. E Bremer è uno dei casi, appunto. Non è che l'Inter non riesce a chiudere, è che l'Inter in questo momento non vuole chiudere, non vuole affondare, probabilmente perché se Skriniar rimane, rimangono con quei tre lì, la butto lì, una lettura. Ma qual è la situazione che era al momento, l'abbiamo riscattato? No. Invece un Kimpembe in difesa, sia De Ligt che parta o meno, come la vedi? Allora, Ken non l'abbiamo riscattato, ragazzi, Ken è in prestito biennale alla Juventus, con obbligo di riscatto la prossima stagione, quindi il 30 giugno prossimo,
che scatta al verificarsi di determinati obiettivi sportivi della Juventus. Quali sono non si sa, ma sembrano cose, bonus, facilmente raggiungibili, obiettivi facilmente raggiungibili, legati alla squadra, non al calciatore. Quindi la butto lì. Magari la Juve si qualifica alla Champions. Se la Juve si qualifica, l'anno prossimo riscatta Ken. Non lo deve riscattare oggi. Lo riscatta oggi solamente se lo deve cedere, perché ovviamente non puoi cedere un giocatore non tuo. E Kimpembe in difesa, a priori, io non so quanto costi Kimpembe. Io non ne ho la più pallida idea di quale sia il valore di mercato di Kimpembe. Magari vai là e il Paris ti spara 60 milioni di euro. Non lo so. Non lo so se la Juve ha intenzione di spendere 60 milioni di euro per un centrale. Ma Luca del futuro ultimamente è molto molto impegnato, perché stanno uscendo tantissimi episodi di spoiler dal futuro, una settimana. Pau Torres quello ideale, soprattutto perché c'ha... Ma sì, ma è ovvio, cioè noi dobbiamo continuare a seguire la nostra storia, il nostro destino, e acquistarli tutti finché non ne rimane più nemmeno uno che ci possa fare gol. Questo è il piano. Poi vince la Champions. Ma se alla fine dell'Inter restasse senza rinnovare, partisse l'anno prossimo, alla fine perderemo 30 milioni circa, ma ce l'avremo un altro anno. Sì, è vero, sono d'accordo, però è molto più logico rinnovarlo, tu lo rinnovi, metti una clausola rescissoria che fa star tranquillo anche lui, perché lui giustamente dice, scusa, ma se io voglio andare, perché devo rimanere? E la Juventus non può dirgli, rimani e poi l'anno prossimo ci guardiamo. No, c'è una clausola rescissoria che passa da 120, quella attuale, a 85, numero a caso. Quanto è più facile a 85 venderlo rispetto ai 120? Di tanto. Quindi De Ligt dice, bene, rimango un altro anno, l'anno prossimo sono sicuro che se una squadra arriva e mi offre l'ingaggio che voglio io, riesce a bypassare la volontà della Juventus, ti picchio 80-85 milioni quelli che sono, e io vado dove mi pare. Quindi il rinnovo serve più a De Ligt che alla Juventus, perché cioè, in realtà nemmeno, perché la Juve aveva paura che, arrivando poi a un anno dalla fine del contratto, il valore di De Ligt potesse essere intorno ai 50 milioni, non lo so, buttiamo un numero. Già oggi l'offerta è di 60, quindi è ovvio che assolutamente diventa efficace sia per la Juve che per De Ligt. È ovvio che devono concordare un numero insieme, magari 80, chi lo sa. Quindi sì, secondo me è un win-win il rinnovo. È ovvio che se lui vuole già andar via in questa stagione, e arriva la squadra che mette il cash, e c'ha ragione lui andare via. Cioè, ti ha regalato la sub, si vede che te la sei meritata, sarai stato molto bravo. L'avessero fatto davvero, dimostrerebbe quanto genialmente subdoli sono i dirigenti e manipolabili tifosi. Ma io non l'ho capito questo messaggio di Koulibaly. Io Kimpembe, tra l'altro, l'ho visto giocare dal vivo a Milano un mesetto fa, quando sono andato alla partita dove ho incontrato Dybala, c'era proprio tutta la sua famiglia. Non avevo neanche considerato la sua qualità, ma la tradizione vuole che bisogna comprare chi ci elimina. Ma infatti, ma lasciate stare le qualità, le caratteristiche tecniche, il ruolo, l'ingaggio, la valutazione di mercato. Ci ha eliminato, prendetelo subito, prendete tutti quelli che ci hanno fatto gol del Villarreal, tutti li voglio. E davvero ci sono rimasto male per Gabriel Jesus, avevi detto che era... No, io non ho mai detto che era già nostro. Proprio no. Punto esterno del rinnovo. Forse ti sei confuso con altri. Io ho detto che se dovessi scegliere tra Di Maria un anno e l'offerta a Gabriel Jesus per farlo rimanere all'Juventus più anni, avrei preferito avere Gabriel Jesus più anni. Non ho mai detto che era nostro. Vladimir. Vladimir non c'è più. Vladimir non c'è più. Un bello squirto. Così. Certo che la Juventus con i difensori è davvero strana. 2019 uscendo dalla Champions, gol di De Ligt. 2020 compriamo De Ligt. 2022 uscendo dalla Champions per il gol di Pau Torres. 2023 forse tesseriamo Pau Torres. Io dico, ragazzi, che è ancora più bizzarra la storia dei centrali della Juve. Al di là di questa cosa che è sacrosanta che hai detto. Però nel 2019, quando compriamo De Ligt, noi in quella sessione di calciomercato spendiamo 135 milioni di euro in cartellini per tre difensori centrali giovani che dovevano essere il futuro della Juventus. Matthijs de Ligt, Mery Demiral e Romero, che non mi ricordo, Cristian Romero probabilmente si chiama. E questi tre difensori centrali li abbiamo poi dati un po' in giro, come appunto Romero, in prestito un anno,
è poi venduto l'anno dopo, ed è Miral in prestito è venduto l'anno dopo. Ora, se vendiamo anche De Ligt, noi 3 anni fa abbiamo comprato, abbiamo speso 135 milioni, investito 135 milioni per rifarci la difesa, e non abbiamo più niente, non abbiamo più nulla. Quindi questo è... cioè, poi magari qualcuno dice, oh, De Miral me lo aspettavo più forte, me lo aspettavo più bello, più intelligente, più alto, non lo so, mettete... e l'ho provato, non mi va più bene, lo cedo. Ci sta. Ma Romero, tu non l'hai nemmeno mai provato. L'hai venduto a meno di quanto l'avevi comprato. Hai fatto probabilmente solo un favore al Genoa nel tesserarlo per poi darlo via così. Cioè, non ci credevano proprio. Non ci credevano. Sky Sport Germania. Lewandowski vicinissimo al Barcellona. Possibile chiusura prossima settimana. Ma ci sta. Ma ragazzi, ma... adesso magari non accade, però io sono abbastanza sicuro anch'io che Lewandowski lascerà il Bayern Monaco. Ma perché? Ma perché in questo nuovo calciomercato, quando un calciatore non ci vuole stare in una squadra, oh ragazzi, non ci sta. Cazzo, non ci sta. La volontà dei calciatori è fortissima in questo momento. Se poi, ovvio, dall'altra parte c'è una società disposta ad acquistarli e a accontentare le richieste, però è difficile che un calciatore poi rimanga nella squadra. Per quello che vi dico, De Ligt ha espresso la volontà di andare, probabilmente andrà, poi magari rimarrà, ma magari, speriamo. Senza di e senza mor, esatto, è diventato Vladi, però è la D di Maria. Amichevoli su DAZN, allora dovrò rifare l'abbonamento che avevo staccato per l'estate. Sono delle priorità, non so in che senso. Poi ci sono una marea di emoticon, tantissime emoticon, con Vitto che dice che le dobbiamo aggiornare, ma questo lo faremo ovviamente a inizio campionato, quando avremo tutta la rosa ufficiale, per capire chi mettere come emoticon. Indipendentemente da tutto il resto, io no, quel bidone di Ken non lo voglio riscattato per nessun motivo. Io vi dico, Ken è stato il calciatore che mi ha deluso di più in assoluto durante la stagione. Tra tutti i calciatori della Juve, l'ultima stagione, Ken è quello su cui punto il dito maggiormente, perché secondo me Ken non è quello che abbiamo visto l'ultimo anno, non lo è assolutamente. Ken dell'ultimo anno è stato un calciatore che pensava di essere pronto da livello Juve, perché magari aveva fatto bene alla Juventus prima di essere ceduto, aveva fatto bene l'ultimo anno a Parigi, è arrivato pensando di poter fare. E secondo me questo è stato un grosso peso per Ken, senza poi riuscire a tradurre sul campo quello che magari ha dentro. Io non credo che Ken sia così scarso, non lo credo, non credo nemmeno che sia un fenomeno. Penso che sia un buon giocatore, che possa essere anche un buon vice Vlahovic, non è una prima punta, però il punto è che, ragazzi, 40 milioni di euro per un giocatore non titolare, e la Juve fa un po' fatica a spenderli. È lo stesso ragionamento per Zaniolo, secondo me se spendiamo 40 milioni di euro Zaniolo gioca. Io Ken sono convinto che quest'anno abbia fatto male, soprattutto qui dentro, che qualcosa qui gli abbia fatto male. Vediamo, se rimane sarò il suo primo tifoso, assolutamente. Non credo che possa essere un fenomeno, ma non credo nemmeno che sia quello che abbiamo visto l'anno scorso. Cambiaso non è ufficiale, se non sganciano Arnautovic non credo vada. No, Cambiaso va a Bologna, ragazzi. Cambiaso va a Bologna. Bene, questo l'abbiamo già letto. Vendo la possibilità di scelta, chi vorreste come post De Ligt? È una bella domanda. Io sono sempre stato dell'idea che poteva andare benissimo Koulibaly, mi andava benissimo, a patto che poi di fianco a Koulibaly potesse arrivare anche un secondo centrale, non dico nemmeno giovanissimo, ma anche sì, di prospettiva, già pronto per essere titolare. Quindi io faccio fatica a darti un nome solo. No, ragazzi, Cambiaso va a Bologna, gioca a Bologna, prestito secco, torna a Juventus l'anno prossimo. La Juve ha offerto 500.000 in più dell'Inter. Ma tante volte sul calciomercato si fa un sacco di confusione, ragazzi. Tante pagine decidono di scrivere offerto, anche se non è vero. Cioè, magari la Juventus sta ragionando, o magari la Juventus non sta nemmeno ragionando. Il calciomercato è una cosa un po' complicata. Cioè, in realtà il calciomercato, tutto, non dico in Italia, nel mondo, l'informazione, ragazzi, è molto manipolata l'informazione. Tante volte per dire una cosa se ne dice un'altra che va a storpiare completamente il discorso. No, spero di no. E infatti era il Chivas, l'altro è il Real, ok. Beh, dai, mi perdo il Chivas, che
che è la peggiore nel caso, non succede niente, la recupererò in un secondo momento. 27 alle 2.30, il 31 alle 4, orari molto più umani. Perché erano condizionati alla Juventus, quindi ora che è andato al Chelsea non dicono nulla, ho capito così io. Ma cioè è logico, nel senso, perché un tifoso napoletano doveva sperare di vedere Koulibaly alla Juventus piuttosto che al Chelsea? Cioè non riesco a capire questa cosa, penso che sia normale. Secondo te Bremer potrebbe arrivare anche senza la cessione di De Ligt? Ma non vedo perché no, se nella testa della Juventus c'è di fare un centrale di difesa ad ogni, cioè ad ogni costo, anche se De Ligt rimane, sì, penso di sì. Io non so che cosa voglia fare la Juve, secondo me serve, secondo me sì, serve. E vediamo cosa fa la Juve. Mi piace questa tua nuova veste di esperto di ipotesi di calcio mercato. Albert ti chiamerà per il multiverso come What If. Ma guarda che a me, cioè guarda, adesso una battuta, ma sono molto più contento di essere esperto di ipotesi piuttosto che esperto di calcio mercato senza avere fonti. Cioè io non ho fonti, mi è capitato pochissime volte di avere qualche notizia in anteprima e per fortuna quasi sempre si sono verificate, ma stiamo parlando veramente di 4 volte in totale. Quindi se non ho notizie che mi arrivano direttamente da persone che so che sanno, ma perché mi devo inventare per far vedere che, delle due io ragiono, uso il ragionamento, uso la logica e cerco di capire se secondo me questa cosa può essere vera oppure no, ma mi trovo molto più a mio agio ammettendo candidamente di non saperne nulla e di inventare, di ragionare, perché penso che sia molto più onesto anche nei vostri confronti. Ma se vendiamo De Ligt, è possibile Pau Torres e Bremer insieme? Magari. Cioè, nel senso, se vendiamo De Ligt, io mi aspetto un colpo del genere dalla Juve. Perché no? Perché no? Magari. Non credi che ci siano troppi centrocampisti? Sì, assolutamente. Abbiamo 11 centrocampisti, mi pare, in questo momento in rosa. 11. Quindi sì, sono decisamente tanti. E più che come contropartite, alcuni spero che possano partire proprio a titolo definitivo. Grazie Resiac85 per la sub e benvenuto, un nuovo nome da queste parti. Se quest'anno vinciamo la Champions mi fai una capriola, Luca. Capriola in che, cioè per terra? Mi metto per terra e faccio anche quella, te la so fare. Se vuoi una capriola al volo penso proprio di morire, se la faccio mi spacco il collo probabilmente, e se la vuoi te la faccio in acqua, volentieri, volentieri. La nuova fonte di Romeo Agresti, Luca Toselli. Assolutamente, Romeo che chiede le informazioni a me. Certo, certo, assolutamente. Funziona così il mondo, indubbiamente. Cristian Romero Agresti. Ce l'avete con Romeo oggi. Salutiamolo che ieri ha fatto 33 anni. Qual è la tua formazione preferita se potessi allenare una squadra? Ma ne parlavo anche un po' oggi nel video. Io credo che il 4-3-3 sia l'ideale per coprire il campo. E il 4-4-2 sia l'ideale per difendere. Che un po' l'idea del Real Madrid che ha vinto l'ultima Champions ed è un po' l'idea anche della Juve probabilmente dell'anno prossimo, quindi probabilmente il 4-3-3 è un'ipotesi interessante, ma secondo me il modulo è importante come no, cioè è ovvio che se adesso dovessi mai un giorno allenare, se ho a disposizione due prime punte forti e due centrocampisti forti, non posso dire faccio 4-3-3 e tengo un attaccante forte in panchina e metto su un centrocampista scarso, delle due faccio un 4-4-2 e metto i due centrocampisti forti, le due punte forti vicine, cioè penso che sia anche abbastanza necessario adeguarsi a quelle che sono le caratteristiche. Sulla carta sì, il 4-3-3, il 4-2-3-1, 4-4-2, chiamatelo come volete, penso che siano buonissimi moduli. Non credo per il momento, dato che ormai siamo completamente immersi nel mercato, è stata utile per coprire i buchi che questa stagione ci stava offrendo d'estate. Che ne pensi della voce di Monblano che ha riportato da fonte affidabile? Alex vuole fare un altro colpo alla Vlahovic? Intanto non l'ho sentita questa cosa, quindi faccio un po' fatica a sapere cosa pensare, dato che lo imparo ora da te. Io sono sempre contento se la Juve vuole investire su giocatori forti, quindi ben venga, magari. Certo che vendere De Ligt a 60 milioni dopo aver comprato ben 3 anni fa 80 milioni sarebbe una minusvalenza davvero pessima. No, non sarebbe minusvalenza, perché De Ligt probabilmente se rinnovato fra 2 anni costerà 100 e passa milioni. Non è minusvalenza, perché De Ligt ha un contratto fino al 2024. Quindi hanno fatto 5 anni di contratto. 5 anni. 2019-2024.
ed è stato comprato a, non mi ricordo quanto, mi pare 85 milioni, quindi 85 diviso 5 sono 17, quindi sono 34 che rimangono fuori, perché sono le prossime due stagioni, 85 meno 34 è 51, il valore di De Ligt a bilancio della Juventus è 51, quindi da 52 milioni in su è plusvalenza per la Juventus De Ligt, ma questo importa davvero poco. Ricordatevi sempre che plusvalenza e minusvalenza non è quanto l'hai acquistato e quanto lo vendi, ma quanto è il costo d'ammortamento del cartellino negli anni e quanto poi lo vendi e quanto c'è a bilancio ancora rimanente. Quindi non è che se lo vendi a 79 perché l'hai comprato a 80 è minusvalenza, non è così. Da Sky, Piazza interessa la Samp, Eriksen ufficiale. Ah, ufficiale United Eriksen. Non sono collegate le notizie. Ah, Alexandro anche quest'anno parte la prossima volta. Ah, la prossima volta parte per forza, ragazzi, è scadenza di contratto. E Piazza interessa la Samp, poverino Piazza. Mi dispiace la Matti vedere che carriera poi ha fatto Piazza. Mi dispiace la Matti. Ma invece di prendere i giocatori del Villarreal che ci ha eliminato, non si può prendere l'allenatore? Sì, si potrebbe prendere anche l'allenatore, ma la Juventus ha optato per dare continuità al progetto tattico con Allegri, quindi per la prossima stagione ci sarà Massimiliano Allegri. Luca, capelli rosa, coloro portassimo a casa la Coppa delle Grandi Orecchie. Cioè, io praticamente sono un Saiyan, capelli biondi, capelli neri, capelli rosa, Black Goku praticamente. A parte le trollate precedenti, parliamo seriamente. Ah, ok, erano trollate, perfetto. De Ligt era ed è rimasto una promessa. Perciò ben venga se arrivano i soldi chiesti dalla dirigenza, perché sinceramente 90 non lo vale mai. Cioè, già 60 sarebbero ottimi. Koulibaly e Skriniar sono superiori tecnicamente e difensivamente. Io non sono d'accordo con questa lettura. Non sono per niente d'accordo, ma l'ho già detto tante volte e so che tanti non la pensano come me, ma non mi importa. Cioè, per me De Ligt è un grandissimo difensore, per me De Ligt è il miglior difensore della Serie A, era superiore anche a Skriniar e Koulibaly e lo era già con tanti anni di meno. Poi ragazzi, amen, cioè, succede, sono opinioni. Per me De Ligt è fantastico e fatico a ricordare un difensore all'età di De Ligt già così forte. Fa degli errori, certo, ma li fanno tutti. Cioè, i difensori li fanno, ma tutti i giocatori li fanno. Cioè, mi sembra come quando Donnarumma ha fatto la papera con il Real Madrid e sono usciti dalla Champions. Ecco, Donnarumma, meno male che non l'abbiamo preso. Quando Szczesny le ha fatte con noi, ecco, portiere finito. Perché? Perché si tende a ricordare sempre l'errore, perché fa più clamore. Poi, ovvio, sbaglia l'attaccante, fa meno clamore, anche se anche Kane ha sbagliato col Genoa, porta vuota, era abbastanza grossa, però lo fa un difensore, lo fa un portiere, ti rimane più nella testa, è fisiologico, perché se sbagliano loro è un disastro. Quindi io non sono d'accordo che De Ligt non sia forte difensivamente, non sia forte tecnicamente e che sia una promessa. Non sono nemmeno d'accordo che 60 milioni sarebbero ottimi, ma questa è la mia opinione, ci sta che tu la possa pensare diversamente, non succede nulla. Ti spiego io, la stampa ha pompato Koulibaly alla Juventus, alla fine va al Chelsea, quindi hanno fatto in modo che la cessione di Koulibaly, in quel senso, può essere, ma sinceramente sono cose di cui a me frega veramente poco, dell'idea dei tifosi del Napoli sulla questione Koulibaly, veramente me ne frega niente. Davvero se la Juve vince la Champions si fa i capelli rosa, ma non l'avete deciso voi, cioè ragazzi non ho mai detto una roba del genere. Asamoah, come lo vedi come nuovo terzino sinistro? Un po' stagionato. Tu quale coppia di combinazione preferiresti tra Bremer, Milenkovic, Gabriel, Pau Torres? Allora, io Gabriel non l'ho mai visto giocare. Non gli ho mai visto fare nemmeno un passaggio. Se passa per strada non lo saluto perché non so che faccia. Milenkovic, buon difensore, ma non mi scalda tanto il cuore. Bremer ha fatto una stagione incredibile. Pau Torres ha messo insieme una buonissima esperienza internazionale in questa stagione, quindi se devo sceglierne due ti dico Pau Torres e Bremer, che mi sembrano quelli un po' più pronti. Comunque, come fa la gente a scriverti in modo che arrivino i messaggi anche nello schermo? Ma lo stai facendo anche te, sto semplicemente andando in ordine. Ma hai fatto corsi di formazione inerenti al calcio? Ne sai troppo, secondo me, per essere un normale youtuber juventino. Ma no, cioè, tanti anni di passione e basta, e ho fatto un corso di match analyst, ma non penso che sia stato quello a fare la differenza, dato che l'ho fatto già nel percorso. Ti ringrazio per il complimento, perché è un bellissimo complimento, ma penso di essere decisamente nella media a livello di conoscenza calcistica. Tante persone che commentano i miei video, che commentano le live,
penso anche che ne sappiano più di me, quindi non penso di essere speciale da questo punto di vista. Luca, secondo te cosa manca alla Juve per poter arrivare pronta all'inizio della stagione? Tantissime cose, ragazzi. Oggi, senza tenere conto delle cessioni, dovremmo fare un alone centrale. No, beh, ragazzi, oggi siamo indietrissimo, oggi siamo in cantiere. È ovvio che, sai, è il 15 di luglio, dici, vabbè, non è oggi che inizia il campionato, però inizia tra un mese, e da qui a un mese io non mi aspetto che la Juventus debba avere la rosa pronta per iniziare la stagione. Cioè, a me piacerebbe sapere che la Juventus in tournée ha lavorato con, non dico la rosa al 100%, ma almeno un buon 80%. Oggi mi sento 55, forse 60%, perché ci sono troppe cose da fare, decisamente troppe. Ti piacerebbe una difesa con Bonucci, Gatti, Bremer e Pau Torres? Sì. Sì, se dobbiamo cedere De Ligt, questa può essere assolutamente un'idea. Ma sinceramente non dispiacerebbe, anche se Bremer a difesa 4, a sinistra si troverebbe male. Beh, dopo lì ci metteresti Pau Torres e Bremer come titolare, senza dimenticare Bonucci. Cioè, insomma, la stagione, ragazzi, è talmente lunga che poi... Io sono più che altro sempre dell'idea che puoi cambiare un po' dappertutto, ma se non devi mai cambiare, tre giocatori sono il portiere e due centrali di difesa. Quindi quel triangolo basso, mi piacerebbe avere delle gerarchie ben delineate. È ovvio che poi c'è l'infortunio, c'è la squalifica, c'è la settimana in cui non stai bene, c'è il mondiale quest'anno di mezzo, quindi è difficile, cioè nessun giocatore ti fa, cioè non ci sarà una formazione che ti farà 40 partite l'anno. Spero che ci possa essere una formazione già decisamente più organizzata rispetto agli ultimi anni, perché con Allegri l'ultimo anno, con Allegri, cioè l'ultimo anno prima del ritorno, con Allegri il primo anno del ritorno e con Pirlo, tre stagioni non abbiamo mai avuto la stessa formazione per due partite di fila, e questa cosa non è concepibile. È ovvio che non vi dico nemmeno che su 38 partite di campionato 32 volte partiremo con gli stessi titolari. Ciao Luca, come mai ti chat solo abbonati? Semplicemente perché quando facciamo queste chiacchierate sono le chiacchierate con gli abbonati. Hai paura degli insulti di altri juventini? No, no, assolutamente no. Pure per fare abbonamento? Beh, anche. Se fosse così sarebbe triste, te lo dico. Ragazzo mio, non è per quello, ribadisco. Ci sono delle dirette apposite in cui preferisco dare la possibilità a chi è abbonato al canale di essere protagonista delle dirette. Domande, inizio del mercato... Inizio mercato, non sarebbe un terzino sinistro? Sì, serviva, ma c'era anche l'idea di cedere Alessandro, cosa che non accadrà, quindi non arriverà un terzino sinistro. Cioè, quali sono i colpi della Juve più probabili? Io l'unico che mi sento... Allora, c'è una cosa. È ovvio che mi piacerebbe dirvi i nomi più grandi della storia, mi farebbe un sacco piacere dirveli. Però ragazzi, il calciomercato non è chi la spara più grossa, cioè non è questa roba qui. Se volete fare questa roba qui, sapete quante persone ci sono che vi dicono che domani a fare le visite mediche alla Juve c'è Salah? Cioè una marea. Io vi dico, l'unico colpo che mi sento che potrà arrivare alla Juventus in questo momento è Zaniolo. È l'unico giocatore che mi sento davvero possibile, probabile, come dici te Matti, per la Juve. Perché ha senso, e le motivazioni le ho già spiegate nei video che ho caricato sul canale. Se devo dirti che arriverà, è come quando si parlava di Koulibaly, la Juve si era incontrata con Ramadani, io faccio il video e dico, ragazzi, sì, si sono incontrati, secondo me arriva Koulibaly? No. No, secondo me non arriva, perché non accetta l'offerta della Juventus col Napoli. Io mi ricordo tanti commenti di gente che mi diceva, ma secondo te la Juve non arriva? Certo che arriva Koulibaly, arriva a priori, arriva sicuramente, anzi, visite mediche. Sono contento che tanti siano così convinti della loro idea. Io umilmente vi dico, secondo me arriva Zaniolo. Se arriva, molto bene, ho avuto culo, l'ho beccato, e quindi il ragionamento che ho fatto era stato corretto. Se non arriva, amen, ne arriverà un altro. Non sono nemmeno uno di quelli che dice Zaniolo prenderlo a tutti i costi, però Zaniolo me lo sento che possa essere un giocatore della Juventus, perché secondo me ci sono le possibilità. Però il mercato non è... Cioè, oggi la Juventus ha una priorità, capire cosa fare con De Ligt, di conseguenza muoversi. Ecco, chi sarà ceduto invece è una domanda molto più interessante. E a tal proposito ti invito ad andare a vedere il video definitivo, bene o male, sul calciomercato della Juve che ho fatto sul canale, che si chiama Chi compra la Juve, te lo dico io, in cui andavamo a racchiudere tutti i nomi che erano usciti sul mercato, ma soprattutto andavamo a fare una bella cernita dei giocatori
che sarebbero stati in uscita, e quindi ti invito ad andare a vedere quel video che è molto dettagliato. Bonny non le farà 40 partite, no, ma neanche secondo me. Per te la Juve ha sbagliato a mandare Cambiaso in prestito, per me avrebbe potuto tenerlo e magari fare un esordio in Champions. Io sono della scuola che in questo momento, ragazzi, qualsiasi terzino sinistro a posto Alexandro lo provo, perlomeno, perché è veramente l'Alexandro delle ultime due stagioni, al di là delle altre stagioni che mi ha fatto male, ma le ultime due in particolare mi è sembrato di vedere un calciatore che non ne ha più. Non dico nel calcio in generale, ma con la Juve sicuramente. Non c'è più feeling, non c'è più niente rispetto a quello che era Alexandro. Io non so se vi ricordate com'era Alexandro nei primi due anni di Juve. Poi è iniziato un po' a calare, e secondo me negli ultimi due proprio abbia raggiunto il punto più basso della sua carriera juventina. Quindi io avrei provato anche Cambiaso, sì. È ovvio che se nella testa della Juve c'è avere due terzini sinistri, oggi ce li ha e sono Cambiaso, sono Alexandro e Pellegrini, quindi se non si muove qualcosa saranno questi. Mi sveglierò la notte per vedere la Juve, no, ma anch'io non ci riuscirò sabato, solo perché probabilmente non starò dormendo in quel momento, starò facendo festa. Comunque sono terrorizzato la fascia sinistra, ma lo siamo tutti, caro mio. Non ci si dorme la notte, soprattutto del terzino dopo la cessione di Cambiaso. Vedo che vi ha spaventato molto. Sì, per Pellegrini ho già parlato a inizio diretta per spiegare un po' com'è la situazione, però capisco che la situazione a sinistra stia preoccupando tanti, perché preoccupa anche me. Possibile vedere un 4-3-1-2 finché Chiesa non torna? Lo vedi più 4-3-3? E ti invito ad andare a vedere il video di Davo, che ho citato anche prima, che faceva proprio questa ipotesi, ragionava proprio su questa cosa. Credo che sia plausibile quello che ha detto nel video, e comunque, diciamoci la verità, da 4-3-1-2 a 4-3-3 non dico che non cambia niente, perché non è vero, però giocatori a che mondo si muovono, non rimangono fissi dentro al quadrettino, quindi cambia decisamente poco. Per me alla fine la Juventus farà un difensore, Gabriel, Pau o Bremer, ci sta, più uno che accetta la panca come Acerbi, cioè prendere due dei... Allora aspetta un attimo però, perché considerando che c'è Gatti e che c'è Bonucci più Acerbi, quindi tu mi stai dicendo che eventualmente Bremer, Bonucci, Gatti e Acerbi. Non mi suona molto bene. Poi magari la Juve fa davvero così, però personalmente non mi suona molto bene. Non mi suona molto bene. Grazie Paratici per questi 35 anni di Alexandro. No vabbè, allora adesso l'altro giorno mi è apparso in timeline su Twitter il post della Juventus del rinnovo di Alexandro, e i commenti facevano ridere perché c'erano un sacco di tifosi che oggi magari vogliono la testa di Alexandro e che invece ringraziavano la società per il rinnovo. C'è da dire che quando è stato rinnovato Alexandro, e cioè poco dopo l'acquisto di Cristiano Ronaldo, era Natale 2019 se non erro, non era ancora a questi livelli di degrado, e quindi ci stava l'idea di rinnovarlo. È ovvio che col senno di poi si fa cioè è facile dire che è stato un errore, però l'idea di rinnovarlo non era nemmeno sbagliatissima, e forse era stata anche obbligatoria, perché non so se ricordate, ma era arrivata un'offerta del Chelsea molto alta, la Juventus aveva chiesto ad Alexandro di rimanere, e allora lui ha detto va bene, io rimango, però mi pareggi l'offerta economica che mi voleva fare il Chelsea, e quindi la Juve è stata obbligata. È ovvio che si poteva benissimo dire no, cedo Alexandro, vado su un altro difensore, certo, si poteva fare, però oggi è un po' più facile dirlo. E infatti è questo il difficile del lavoro di chi costruisce le squadre o di chi deve gestire i giocatori. Perché? Perché magari hai un calciatore che ti ha fatto 3 anni nella squadra e te ne ha fatti 2 fatti bene, 1 fatto meno bene, cosa fai? Lo cedi perché ne ha fatto 1 meno bene, allora dice i 2 che ha fatti bene, magari è stato un errore di percorso. O Bremer stesso, ha fatto 1 anno fatto bene l'ultimo, chi mi dice che lo farà bene anche il prossimo? Chi mi dice che non sarà ancora meglio? È veramente complicato, cioè è veramente difficile costruire le squadre, i rinnovi, il calciomercato, è una cosa complicatissima. Di giocatori come Piazza, Ken, Arthur, Ramsey, Sandro, Gatti, chi resterà secondo te? Gatti, Sandro e forse Ken. Piazza penso di no, Arthur penso di no, Ramsey decisamente no, quindi Gatti,
Gatti e Sandro. Sandro forse è quello più probabile. Gatti penso di sì a questo punto, e anche Moise Kean. Potrebbe rimanere anche Moise Kean. Non è certo, ma potrebbe. Ma semplicemente chi tira tra... Ah, chi tra Bonucci, Pau, Bremer o Gabriel ti fa la panchina? No, lo so, però Bonucci deve anche mettersi in testa che non è più un ragazzino, ragazzi. Cioè, Bonucci non... Secondo me, adesso non ho idea un numero, però in Serie A Bonucci se ne fa 25, secondo me a 30 non ci arriva quest'anno, poi magari ne fa 38, però non mi sembra più il Bonucci di quegli anni in cui ne faceva 38 e non saltava nemmeno un minuto. A centrocampo, visto il numero alto di giocatori, chi pensi che siano quelli che escono e vengono messi fuori rosa? Risposta che ho dato a un altro ragazzo prima, identico, ho fatto l'elenco nel video dedicato, quindi non sto a ripetermi perché sarebbe semplicemente una lista della spesa, ti invito ad andare a vedere quel video se ancora non l'hai visto. Secondo te in Champions l'obiettivo reale quale sarà? Quarti o di più? Allora, bella domanda questa. Io credo che sia necessario essere abbastanza umili in questo momento, e cioè se è 3 anni che non passi gli ottavi tu non puoi puntare a vincere la Champions. È ovvio che quello deve rimanere il tuo sogno, la tua ambizione, il tuo desiderio, e non puoi, se giochi nella Juve, non scendere in campo per vincere ogni partita, anche in Champions. Però poi bisogna fare i conti con la realtà, bisogna accettare la realtà. Ci sono squadre più forti della Juventus di oggi, e sono tante le squadre più forti della Juve. È ovvio che se hai gli ottavi di finale, stavolta becchi il Bayern Monaco, il Real Madrid, il Liverpool, il City, il Chelsea, ti disintegrano, molto probabilmente ti disintegrano, a meno che non si allineano gli astri. Il punto è che tu negli ultimi 3 anni sei uscito agli ottavi contro squadre decisamente abbordabili, che poi hanno fatto come l'Ajax, hanno fatto come il Porto che ha eliminato il City, hanno fatto come il Villarreal che ha eliminato il Bayern. Certo l'hanno fatto, ma tu le potevi battere? Sì, perché era tua possibilità farlo. Non l'hai fatto. Quindi io oggi ragiono sul camminare prima di correre, e mi piacerebbe decisamente passare gli ottavi. Aggiungo, mi piacerebbe decisamente passare gli ottavi buttando fuori una corazzata quest'anno. Quindi beccare una squadra forte, favorita, essere gli underdog degli ottavi. Poi intanto c'è da passare il girone di Champions, che non è nemmeno detto. Però attenzione, che mi piacerebbe davvero finalmente essere noi la squadra underdog che fa l'impresa. Dopo 3 anni di delusioni grandissime in cui pensavamo di avere il pronostico a nostro favore, essere i favoriti, e siamo andati a casa con la coda tra le gambe, ci ha fatto ancora più male. In un mondo parallelo, Sandro ha venduto questa sessione a Lega per sbaglio e per esigenza piazza Cancelo a sinistra. Ma guarda, in quella sessione c'era pure Spinazzola, se proprio vogliamo. Cancelo e Spinazzola sono stati gli esterni di quella serata là magica di Juventus-Villarreal 3-0, quindi insomma io spero solo che, come hai detto tu, con De Ligt non si finisca nella stessa situazione di Ronaldo. E quella è la terza ipotesi del video di oggi, ed è l'unica che spero davvero che possa non concretizzarsi, perché sarebbe un disastro. Ogni squadra mediocre che si è buttato fuori alla fine è arrivata in semifinale, portiamo bene, dai. Allora, l'Ajax ormai va in finale, tra l'altro. Il Porto sì, perché ha eliminato il City. Il Lione ha eliminato il City. Il Porto sì. Chi ha eliminato dopo di noi il Porto, però? Non mi viene in mente. E il Villarreal sì, Villarreal è arrivato in semifinale. Ma anche solo arrivare, cioè davvero, arrivare nelle prime 4 di Champions quest'anno, per me sarebbe bellissimo, ma proprio bellissimo. Poi è ovvio che nel momento in cui sei in semifinale questo discorso non esiste più, delle 3 anni che esci, ma guarda qua l'underdog qui là. Sei in semifinale, ce ne sono 4, vince una, è una guerra. Quindi da lì in poi, se ci arrivi in semifinale, può accadere di tutto. Io sinceramente non prenderei Arnautovic, ma Simeone come vice Vlahovic, visto che le richieste per i cartellini sono più o meno le stesse. Come difensore terrei sempre buona opzione Kimpembe e Pau Torres. Comunque sembra che stia preferendo la Juve al City. Sul discorso Champions, io penso che se torni alla Juve di Allegri sia capace di buttare fuori un top club. Spero di beccare Real e Gironi, almeno non troviamo gli ottavi. Ma guarda, sarebbe bello in realtà. Cioè ti dico, a me piacerebbe, se proprio devo sognare, invece mi piacerebbe beccare il Real agli ottavi e buttarlo fuori. Cioè buttare fuori gli ottavi
i campioni in carica. Quello mi darebbe una carica incredibile. E penso anche ai giocatori, forse più ai giocatori che a me, non lo so, forse più a noi che ai giocatori, non lo so. Però immaginati, ti becchi, passi come secondo nel girone e ti becchi il Real campione d'Europa agli ottavi e lo butti fuori. Pensa quanto puoi essere esaltato in una situazione del genere.